Un'opera che nel taglio fotografico e nella resa del soggetto coinvolge lo spettatore emotivamente, spiritualmente e spazialmente. La Madonna col Bambino e Santi, Gerolamo e Ludovico di Tolosa di Andrea Mantegna del Musée Jacques-Marc-André di Parigi, è databile al 1453-54. La Vergine sostiene il Bambino, in posizione retta verso il pubblico, appoggiato ad una balaustra con i piedi su un morbido cuscino di seta. Gesù ha la bocca aperta, si intravedono i dentini e ha gli occhi al cielo, sta cantando un inno a Dio. La tenerezza delle piccole mani, che afferrano quelle della madre, riflette l'affetto di Mantegna per i suoi figli. Umano e devoto lo sguardo di Ludovico da Tolosa, la sua figura e quella speculare di Girolamo fuoriuscivano dalla cornice originaria in un suggestivo effetto illusionistico e prospettico tipicamente mantegnesco. Resa materica dei tessuti, colore straordinario e riproduzione realistica del cielo costituiscono i pregi di quest'opera tanto influenzata dalla pittura veneta, in particolare dall'incontro di Mantegna con Giovanni Bellini, di cui sposerà la sorella Nicolosia.